ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. L'Ancona non va oltre il pari con il Siena nell'esordio del campionato di Serie C. Un 1-1 che lascia l'amaro in bocca ai dorici, soprattutto per l'episodio verificatosi poco dopo la mezz'ora della ripresa, quando il toscano Leone tocca con la mano il pallone in area di rigore, ma l'arbitro Cherchi di Carbonia lascia correre. Dopo un primo tempo a volo di emozioni, l'Ancona passa in vantaggio all'undicesimo con Di Massimo, servito perfettamente da Lombardi. Il Siena reagisce 10 minuti dopo per vino al pareggio con un bel colpo di testa di Arras, subentrato a Paloschi su cross di Favalli. Nel finale di gara due occasioni per l'Ancona con Simonetti e Moretti, ma il risultato non cambia. I biancorossi comunque al termine dell'incontro ricevono l'abbraccio del pubblico presente in gran numero al Del Conero, circa 4.000 supporters festanti. Mister Colavitto commenta così la gara. Abbiamo rotto il ghiaccio, quindi era importante partire in un determinato modo, con lo spirito giusto, la squadra comunque l'ha messo in campo. Poi ti dico che a me la squadra mi è piaciuta in tutti i 95 minuti, abbiamo sofferto anche poco, quindi alla fine a cospetto di una squadra importante, perché Siena comunque è una squadra importante. Io vedo il bicchiere mezzo pieno stasera e sono contento.